In questo video ti invito a vedere un film. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non so se sai, forse se mi segui sui social sì, che io nel 2017 ho seguito un corso di alta formazione in cinema documentario sperimentale che mi ha portato a fine corso, insieme ai miei colleghi, a creare un vero e proprio film. Ovviamente è giunto il momento che io ti parli di questo film, o meglio, è giunto il momento che io ti inviti a vedere questo film. Infatti, il 1º febbraio alle ore 21 presso il Cinema Edison di Parma verrà proiettato il film a cui io ho partecipato alla realizzazione. Non verrà proiettato solo il film in cui ho partecipato io, ma verranno presentati e proiettati tutti i quattro film che sono stati realizzati appunto nell'ambito di questo corso di alta formazione. Io sono molto molto contento di poter condividere questa notizia con te e ovviamente se potrai, sei di passaggio e vorrai venire a questa prima, potrai farlo appunto recandoti al Cinema Edison di Parma alle 21 il giorno 1º febbraio. Sono molto soddisfatto perché è un traguardo molto, molto importante per me. Chiude un percorso di studi. Sono molto soddisfatto di poter condividere con un pubblico questo nostro progetto e questa nostra realizzazione. Io ti lascio qua sotto in info box il link al canale YouTube dell'Università di Parma, cui è stato caricato un maxi trailer che contiene immagini di tutti i film che tu potrai vedere appunto il giorno della presentazione. Quindi, ovviamente, questo è un video molto veloce per darti questa informazione e per condividere con te questo fatto, questo evento. Ovviamente, se vorrai, io ti aspetto al Cinema Edison il 1º febbraio alle ore 21, tutti insieme per vedere il film in questione. Il film in questione in cui io ho partecipato si intitola Un mondo altro. Ti rimando quindi al link qua sotto in info box. Come al solito in info box trovi anche tutti i link del sottoscritto per potermi trovare all'interno del web e all'interno dei vari social. Io e Marilyn ti diamo quindi appuntamento al prossimo video. Io come al solito ti ringrazio per l'attenzione. Ciao e a presto!